Benvenuti nella mia cucina. Oggi vi andrò a proporre una nuova videoricetta. La videoricetta in questione oggi sarà un dolce. Andremo a fare insieme una pasta frolla per poter realizzare dei fantastici biscotti. Alcuni di voi l'hanno già visti perché li ho postati sul mio Facebook. Ve li voglio riproporre questa volta con la videoricetta. Io li andrò a riempire sì con la confettura di mirtilli e sì con cioccolata, con Nutella in questione. Io vi consiglio di utilizzare questa qui della marca Selex, perché comunque a differenza della Nutella, anche a distanza di 2 giorni, 3 giorni, i vostri biscotti rimarranno con un ripieno bello morbido e non saranno secchi. Comunque andiamo a vedere subito quello che ci occorrerà per poterlo realizzare. Allora, la mia pasta frolla, io ho usato vari metodi per poterla fare. Mi trovo meglio con questo metodo qui, che è questo: utilizzare 300 g di farina zero, 150 g di burro, questo qui, poi vado ad utilizzare 150 g di farina, un uovo di quei grandi, questo, e poi andrò a utilizzare un cucchiaino di pan degli angeli, che servirà comunque a rendere la frolla più morbida, leggermente alta e molto molto friabile. Poi andremo a mettere il forno già caldo a 170 gradi all'incirca sui 10 minuti, 7-10 minuti, comunque dipende dal nostro forno. È importante che siano ben dorati, leggermente, non croccanti, perché poi quando si andranno a raffreddare si rassetteranno da soli. Adesso vediamo subito come poterla realizzare. Allora, vado a mettere la farina, così tutta. Poi metterò il burro a temperatura ambiente. Così, vado a spezzettare leggermente. E poi io lo andrò a fare con le fruste. Lo vado a rendere sabbioso. Poi mi aiuto con le mani per sbriciolare meglio il burro. Poi vado ad aggiungere lo zucchero. Vado ad aggiungere un uovo. Vado ad aggiungere gli aromi. Io in questo caso userò arancia e vaniglia. Vado a usare il cucchiaino di pan degli angeli. Così. E mischio tutto di nuovo.
vado con le mani, così. Vado a mischiare tutto. Cerco di far incorporare tutti gli ingredienti, la farina con le uova, bene. Metto sul piatto da lavoro, sì. Cerco di compattarla bene, di uscire bella liscia e omogenea. Metto un po' di farina per non farla attaccare, sì. E poi la metto in frigo e la faccio riposare per almeno mezz'ora con della pellicola alla volta. Mi deve uscire un bel panetto veramente profumato, liscio, morbido e omogeneo. Così. Vedete che bello? Ci vediamo fra mezz'ora. Allora, prendo la mia frolla. La tolgo dall'involucro della pellicola. Ho messo sul piano di lavoro la pellicola per non farla attaccare, la carta da forno, scusate. Adesso vado a prendere una metà, la divido ancora in due. Adesso con la farina di aiuto. Vado col mattarello, molto molto delicato, non farla rompere. Iniziamo con quelli, con la confettura e i frutti di bosco. La vado a mettere così al centro. Prendo le estremità e lo chiudo a modo di panzerottino. Vado a pressare leggermente i bordi, così, e poi con una rotella dentata vado intorno intorno, lasciando leggermente un po' di bordino. E il primo è pronto. Adesso l'adagio su una teglia e
dal forno con carta da forno e procedo con tutti gli altri. Questa la rimpasto, questa qui, e gli do di nuovo una forma, così, la schiaccio, così, un po' di farina e procedo, così. Schiaccio leggermente per far uscire l'aria. Vado con la rotella e il gioco è fatto. E voilà. E lo posiziono qua. E procedo con tutto il resto. Così. Io li faccio a modo di panzerottini. Voi potete farli con la forma che più desiderate. Lo adagio qui, così. Proseguo di nuovo, prendo l'impasto, lo mischio assieme, metto la farina, schiaccio e vado avanti così. Questo mi si è rotto un po', però la recuperiamo lo stesso. Così. E vado giù qua. E vado avanti. Adesso facciamo la prima infornata. Li vado a mettere già a fuoco caldo almeno per 7 minuti, il tempo che devono dorare, 7-10 minuti, poi comunque dipende dal vostro forno. Questi invece li facciamo con la Nutella. Prima, già
Siamo generosi con la Nutella, mi raccomando. Proseguo. Vado avanti così. 7 minuti, ecco i biscotti come devono uscire appena sfornati. Ecco i biscotti appena sfornati. Sono usciti all'incirca 15 biscotti. Vedete che belli? Ho spolverizzato con lo zucchero a vela, questo è il risultato. Che dirvi, spero che la videoricetta vi sia piaciuta, vi do un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!